A quanto montano i debiti fuori bilancio accumulati dal Comune di Gela nei confronti delle società partecipate? È l'interrogativo che si pone il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune che nella relazione allegata al bilancio di previsione 2016 ribadisce che il Comune deve provvedere a riconciliare e stabilire l'esatto importo dei debiti nei confronti delle partecipate, autorifiuti, Gelas ed altro, provvedendo a vincolare una somma dell'avanzo presunto 2015 al fine di finanziare i debiti. Sull'argomento oggi è intervenuto il capogruppo consigliare del Partito Democratico Enzo Cirignotta, che fa parte della commissione bilancio presieduta da Salvatore Scerra. Il revisore dei conti chiede all'amministrazione comunale di fare chiarezza e quindi di ricostruire l'esatto ammontare dei debiti del comune nei confronti delle società partecipate, in particolar modo a Torrifiuti e Gelas. E questo rilievo ha un impatto finanziario importante sul bilancio di previsione 2016. Anche perché il revisore raccomanda il Consiglio Comunale di vincolare una parte dell'avanzo presunto 2015 a copertura di questi debiti. E io, diciamo, come capogruppo del PD ho fatto la richiesta di avere una relazione dettagliata dell'esatto ammontare dei debiti che il Comune ha nei confronti delle società partecipate, anche al fine di fare chiarezza nei rapporti finanziari tra il Comune e le partecipate. In tal modo, una volta diciamo acquisita questa relazione, il bilancio di previsione possiamo dire che è un bilancio che osserva i principi dell'attendibilità e della veridicità, perché in caso contrario sicuramente qualche dubbio viene posto al fondo sull'attendibilità di questo bilancio di previsione 2016. Spero che il signor sindaco mi risponda al più presto, anche in vista della prossima approvazione del bilancio di previsione 2016 in Consiglio Comunale. Da lunedì prossimo si inizierà a valutare tutta la documentazione. Sarà necessario un lavoro serrato, anche perché sono alle porte i termini per la presentazione degli emendamenti al bilancio. C'è un'esposizione debitoria enorme nei confronti delle società partecipate e finalmente il Collegio dei Revisori pone l'accento su questo punto. Ed è chiaro che nel Collegio, essendo l'organo di ausilio del Consiglio Comunale, e noi consiglieri comunali non ci possiamo esimere dal chiedere all'amministrazione comunale chiarezza sull'entità dei debiti nei confronti delle società partecipate.